Ottima la misura sull'IRAP, ancora migliore la misura sui contributi per le nuove assunzioni, ma tutto questo avrà un senso se dall'altra parte i 15 milioni di spending review, cioè di tagli, Si saranno, fanno. no, se si fanno, se si faranno su Sui sprechi grandi veri, secchi, perché certo. se Eccolo io qua. ti do, cara famiglia, ti do, o cara impresa, ti do una misura, ma d'altro canto vado a tagliarti gli ospedali, vado a tagliarti gli asili, vado a tagliarti i servizi, perché questo dobbiamo dirci. Bisogna cercare di fare le riforme a livello regionale che vadano a mantenere i servizi eliminando gli sprechi. E questo è quello che sta tentando di fare la Giunta Serracchiani, che sta facendo la Giunta Serracchiani, con due importanti riforme. La riforma sanitaria, che mantiene il livello di servizi ma elimina gli sprechi, e adesso sta arrivando, non se ne parla molto, ma Enti sarà una riforma. locali? Esatto, la Sì. riforma degli enti locali. Io non ho Per detto 3 che. anni non ti faccio Sì. non pagare la contribuzione, voglio capire che cosa succederà dopo i 3 anni. E te lo dico subito, Perché Marco, te lo dico la subito. sensazione che ho è che si, ma è una sensazione che voglio dire no, Che gli imprenditori che cattivi l'imprenditore licenzieranno dopo i 3 anni lavoratori. Ma allora, scusami, avrà più Stefano. facilità a Stefano, licenziare. allora, il ragionamento è: cerchiamo Non c'è più imprenditori e l'imprenditore. lavoratori di lavorare insieme. Un'altra piccola chicca è che i fondi pensione sono stati Al 20. aumentati, tassati dall'11,5 Dall'11 al al 20. 20. Sì, perché la dico. C'è una tristezza però in tutta Ecco. questa storia del TFR. Qual è la tristezza? Noi siamo un paese che, come è stato detto prima da qualcuno, ha mangiato il futuro. Anticipo oggi quello che dovrei dare domani, che potrei avere domani. Di fatto mi sto mangiando una qualche sicurezza per l'avvenire. Perché non posso prescindere dal fatto che la situazione del debito pubblico in Italia è drammatico. Siamo di fronte a una situazione drammatica, una voragine incalcolabile, con generazioni future che non avranno la pensione, con nessuna categoria che decide di fare un passo indietro, perché tutti dicono taglia dall'altra parte. La mia sensazione è che poi, alla fin fine, i veri tagli non si ha il coraggio di farli dove anche sarebbe necessario.